La svolta nelle indagini è vicina. Lo affermano Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi, i figli di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa nei garage della sua abitazione a Rimini il 3 ottobre 2023. Dopo più di 7 mesi dall'omicidio, sembra che l'indagine stia finalmente progredendo. Proprio come ha fatto Manuela Bianchi, nuora della vittima, anche i 3 figli di Pierina hanno presentato un memoriale alla procura tramite i loro avvocati, chiedendo che l'indagine venga estesa a tutti i residenti di Via del Ciclamino. Questo significa che i figli della pensionata ritengono innocenti sia Manuela che gli altri sospettati, inclusi il fratello Loris, l'amante Luis da Silva e la moglie di quest'ultimo, Valeria Bartolucci. I 3 figli specificano: confidiamo che arrivino in tempi brevi risposte supportate da prove forti e ponderate. Le prove contro i principali sospettati evidentemente non sono state trovate. I 4 si trovavano tutti nella palazzina di Via del Ciclamino mentre Pierina veniva brutalmente aggredita con un coltello, subendo ben 29 coltellate. Manuela, Luis e Valeria abitano lì, mentre Loris risiede a Riccione, ma quella sera era a cena dalla sorella e dalla nipote, confermato dalla madre e dalla figlia. L'omicidio di Pierina ha portato alla luce la relazione extraconiugale tra Manuela e Luis, generando inevitabile tensione tra le rivali in amore. Pierina aveva sospettato della relazione clandestina della nuora e stava cercando di scoprire l'identità del suo amante. Questo è il motivo per cui, soprattutto all'inizio delle indagini, i sospetti si sono concentrati su Manuela e Luis. Gli investigatori ritenevano che fossero i più interessati a eliminare la pensionata, che prima o poi avrebbe scoperto l'infedeltà di Manuela nei confronti del figlio. Non si può escludere che Pierina avesse già scoperto la verità. È importante ricordare che è stata proprio Manuela a trovare il corpo di Pierina la mattina del 4 ottobre e ad allertare le autorità. L'omicidio, come accennato, è avvenuto il 3 ottobre. 4 mesi prima, il figlio maggiore Giuliano è stato coinvolto in un incidente stradale misterioso mentre andava al lavoro in bicicletta. È stato investito ed è finito in coma, ma fortunatamente si è ripreso. Rimangono ancora domande irrisolte riguardo a quell'incidente. In questi giorni gli inquirenti stanno cercando di identificare il conducente di un veicolo agricolo coinvolto nell'incidente. Se c'è un collegamento con l'omicidio della madre è ancora incerto, ma è importante continuare a indagare per chiarire ogni dubbio. Tornando ai figli di Pierina, desiderano che le indagini coinvolgano tutti i residenti di Via del Ciclamino. Chiedono che venga prelevato il DNA da tutti, al fine di confrontarlo con le tracce biologiche eventualmente trovate sulla scena del crimine o sul corpo della vittima. L'assassino potrebbe essere qualcuno con cui Pierina aveva avuto una lite, un nemico sconosciuto che ha commesso il più orribile dei crimini, l'omicidio di una donna indifesa.